Benvenuti a questa nuova puntata di Tante Mani in Cucina, un grande ospite. Oggi un tecnico, un informatico, tecnologia, robotica. Andrea Baggiani è docente della scuola primaria. Esatto, buongiorno a tutti. Andrea, io vedo già che qui c'è un ospite in più. Sì, è vero, oggi ho portato il mio amico. Questo robottino. Si chiama Tino, in realtà Tino 3, perché ha tanti fratelli e sorelle. Ma lei ha dato tu il nome? Glielo abbiamo dato quei bambini, era robottino e quindi sono rimasti il nome Tino. E chi l'ha fatta questa cosa meravigliosa in onore di Tante Mani in Cucina? Certo, sì. Ieri i miei alunni, sapendo che avrei partecipato a questa trasmissione, a questo evento, hanno detto, ma maestro dai, possiamo costruire qualcosa e programmare qualcosa col cappello da cuoco, Tante Mani in Cucina e creare... I bambini di Quinta delle Marcelline, sì. Li salutiamo. Perché bambini adesso Quinta. Tutti vedranno ciao il ragazzi, maestro. Ciao ragazzi. Si dice ancora maestro? Si dice maestro, mi chiamano maestro, sì. Qualche volta mi chiamano suora, si sbaglia. Perché ne vedono troppe. Ne vedo, sì, infatti. Bene, salutiamo a questo punto anche le suore, sennò certo, poi ci rimangono male. Assolutamente. Allora, Andre, facciamo una cosa complicata, cioè sì, lunga, dai, sì, non complicata. Allora, sicuramente, allora, a me piace cucinare, oltre, vabbè, un po' nerd, informatica, certo, e insegnamento, però mi piace tantissimo cucinare e il piatto che voglio fare oggi sono i ripieni alla genovese, un piatto tipico della cucina genovese. Li facciamo di magro? Di magro, sì, esattamente, ci sono tante varianti, sia nelle varie parti della regione Liguria, anche in altre parti d'Italia, però quelli di magro, quindi senza carne, senza certo, mortadella. Qui ci seguono poi tutta Italia, quindi in altre regioni saranno fatte certo, in modo diverso, noi raccontiamo i nostri. Assolutamente. E intanto che ci dici un po' gli ingredienti? Allora, gli ingredienti sono verdure, è un piatto tipicamente primaverile, estivo, no? Però ormai le verdure ce le abbiamo sempre, quindi si può fare in qualsiasi momento dell'anno. Noi lo facciamo in questa stagione, anche perché adesso abbiamo anche un pochino più tempo per cucinare, certo, con le festività, certo, eccetera, certo, quindi può essere anche allora, una buona occasione. Sicuramente ci devono essere degli zucchini, gli zucchini, quelli estivi, piccolini, con il fiore, sarebbero fantastici. Adesso abbiamo quello che zucchini troviamo, un pochettino più scuri e più grandi, poi peperoni gialli, peperoni rossi, cipolle bianche, a primavera ci sono quelle belle piatte fantastiche, sono i miei preferiti quelli di cipolla, adesso abbiamo queste qua un pochettino più tondeggianti e poi naturalmente si possono mettere melanzane, qualcuno mette il pomodoro, qualcuno mette addirittura la patata eccetera, però diciamo che queste tre verdure sono quelle più importanti. Ok. È un piatto che nasce dalla tradizione povera, perché è un po' un riciclo di qualche cosa. Intanto che tu mi racconti della tradizione, facciamo già i passaggi. Allora, il primo passaggio sicuramente è far sbollentare le verdure. Quindi qui abbiamo una pentola con l'acqua che sta già bollendo, gli zucchini vanno tagliati, naturalmente li abbiamo lavati prima, e seguendo la forma dello zucchino, piatta in questa maniera, tagliati. Ok, così, in modo che poi le andremo a riempire. Esattamente. Intanto in questa che maniera, tu fai questo passaggio, raccontaci un po'. Mettiamo qua dentro la tradizione. La tradizione, allora, si trovano tracce, diciamo, della ricetta delle verdure ripiene del 1860, Giovanni Battista Ratto, cuoco, scrittore, eccetera, eccetera, che aveva parlato in un suo libro, rimasto famoso, della cucina tradizionale genovese, appunto, delle verdure ripiene di magro, era nella sezione vegetariana. Ora ne taglio alcune di questi. Quindi noi stiamo facendo proprio la ricetta classica. Assolutamente, assolutamente. Quindi le zucchine tagliate in questa maniera, il peperone perfetto, tagliato. Attenzione a non tagliarsi, perché qui abbiamo già avuto incidenti, vi ricordo il dottor Ottonello che... È vero, è vero. A me piace tagliare il peperone in maniera da andare a cercare anche proprio la forma del peperone, fare in modo che rimangano e anche poi questi, Andre, li fai delle barchette. Bollire. Allora, le verdure vanno scottate proprio per avere una cottura omogenea, ma naturalmente le verdure hanno tempi diversi. Certo, perché poi entrano in forno. Sì, tempi diversi. Quando vi cade qualcosa bisogna si lavarla. Via, assolutamente. Assolutamente. Andre, quindi volevo un po' parlare con te anche di questi bambini, del rapporto con l'informatica, la tecnologia. Allora, intanto l'insegnamento è una passione, non è un mestiere, è una cosa certo, che bisogna avercela nel sangue. E i bambini questo lo capiscono subito loro, quando c'è un maestro assolutamente, appassionato. Assolutamente, assolutamente sì. Io lavoro ormai da tantissimi anni con i bambini, la mia carriera l'ho iniziata prima con gli anziani, con i ragazzi grandi e poi ormai dal 2000 sono con i bambini delle elementari, della primaria, dal prima elementare alla quinta.
I bambini di adesso sono nativi digitali, noi siamo, certo, non siamo più immigrati digitali. Molto più di noi. No, sicuramente. Non sarei in grado di fare una cosa del genere. E loro hanno una capacità incredibile, una passione incredibile, non hanno assolutamente timore nel confrontarsi con la tecnologia, che sia il computer, che sia il tablet, che sia la robotica. Loro cosa hanno bisogno? Devono diventare consapevoli, devono riuscire a capire che cos'è veramente quello strumento. Loro pensano di essere già bravissimi, ma in realtà hanno una capacità tecnica, sì, cioè riescono a capire al volo come aprire e chiudere un'applicazione, come risolvere un piccolo problema, come giocare. Devono anche capirne i limiti, immagino, assolutamente, no? Quello che manca, come utilizzare bene lo strumento. Cioè, quello che manca ai bambini attualmente è la capacità critica che deve essere data dagli adulti, la consapevolezza etica anche di quello che può succedere con l'informatica in generale. Quindi, sfruttando questa enorme capacità e bravura che i bambini hanno dal punto di vista tecnico, operativo, l'insegnante, la persona, deve metterci la sua parte, diciamo, di conoscenza, di capacità, e trasmettere i limiti, la capacità di criticare, la capacità di confrontare, eccetera. No? Questo è fondamentale. Andrea, intanto... Allora, sto sbucciando le cipolle, sbucciamo, ho sbucciato i peperoni. La cipolla, poi i tempi, stavo dicendo, iniziamo. Prima, sono sicuramente diversi. Le cipolle devono rimanere a bollire, scottarsi un pochettino di più, tipicamente 12 minuti circa, i peperoni 8 minuti, gli zucchini 6-7 minuti. Noi possiamo, anche per una questione di economia, no? Dobbiamo risparmiare sulle bollette, Andrea, in questo periodo, mettere tutto nella stessa assolutamente pentola. Io metto insieme dentro una tirare pentola, fuori una pentola a seconda grande delle cotture. Assolutamente. Okay. Le cipolle saranno le ultime che tiro fuori, gli zucchini saranno i primi. Okay. La cipolla, soprattutto quando sono quelle belle cipolle piatte, si tagliano sicuramente in questo senso. Quando sono rotonde, qualcuno potrebbe anche tagliarle in questo senso e utilizzare poi la coppetta, la barchetta della cipolla per essere poi riempito. Okay. Allora, Andrea, visto che noi abbiamo ovviamente i tempi televisivi, abbiamo già sbollentato le nostre verdure in modo da far vedere un po' il ripieno, quindi le vediamo molto morbide. Sì, 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 assolutamente. Non devono essere molle, assolutamente. Devono mantenere un po' di dente. Quindi facciamo già vedere un po'. Allora, ora tiro fuori perché le zucchine le avevamo già messe, quindi le possiamo già tirare fuori. Posso tirare fuori le zucchine? Io, vediamo. Io di solito metto le mani nell'acqua bollente. Sì, sì, sì. Tranquillo. Come tutte le brave casalinghe. Assolutamente. Mia nonna e mia mamma, cioè. Allora, lo zucchino che si è sbollentato, che ha mantenuto ancora, diciamo, un po' di consistenza, però comincia a essere un pochettino morbido, con il coltellino, uno scovolino o anche comunque un coltellino con la punta. Con gli strumenti che abbiamo in cucina. Certamente, si taglia così e si va a scavare. Certo, per poi dare lo spazio per il ripieno. A togliere questa parte qua, che mettiamo qui dentro. Perché poi l'interno lo useremo. Certamente. Per fare il nostro ripieno. Okay. Intanto che tu fai questo passaggio, mi viene in mente che quando sono venuta a trovarti nell'aula di informatica, così si chiama, mi facevi vedere anche tutti i modellini, cioè dei modelli che fai. Mi è venuto in mente quanto è bello che a scuola ci siano anche delle cose concrete, no? Che non ci sia solo teoria, perché questo a livello educativo è molto importante, comunque coinvolge i ragazzi, che a volte si annoiano a sentire solo la teoria, vogliono vedere anche dei risultati. A me piace risultati. Fare un tipo di informatica dove non si tralascia assolutamente la creatività e la manualità dei bambini. No, oggi tantissimi bambini, tantissimi ragazzini passano ore e ore davanti al computer a guardare delle cose, a guardare YouTube, guardare dei social, guardare delle cose particolari, senza però interagire, o interagendo pochissimo. No? Io dico, sembrate un po' quei vecchietti che vanno nei bar a guardare, a giocare a cirulla, ma non giocano a cirulla, guardano soltanto e gli altri. Invece bisogna abituarli. No? Assolutamente. Invece a me piace che il computer sia uno strumento per sviluppare la fantasia, la creatività, per fare qualche cosa. E quindi metto insieme l'utilizzo del computer per poi andare magari a produrre degli oggetti. È un modo per renderli protagonisti, certo. Creare, fare dei plastici, costruire degli oggetti. Viene chiamato in inglese il tinkering, non think nel senso di pensiero, ma di think nel senso di cosa. Sì, no? Sì, quindi costruire qualche cosa, usare le mani. No, ci sono bambini bravissimi con il tablet, ma non sanno tenere in mano magari una forbice e tagliare dritto un pezzo di carta. E questo fa parte del percorso educativo. No. E questo, quindi, mettendo insieme le due cose,
è fondamentale. Andre, proseguiamo? Allora, sì, 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 assolutamente. Allora, io ho già preparato, adesso quindi questo li lascio un attimo, okay. Ho già preparato degli zucchini che avevo tagliato, certo, precedentemente e schiacciato in questa maniera. Potete schiacciare con una forchetta? Come assolutamente, volete. Si può usare la forchetta, si può utilizzare lo strumento schiacciapatate, qualcuno li mette nel frullatore. Mettendoli però nel frullatore, secondo me si sminuzza troppo e diventa troppo morbido. Ok. Allora, in questa base, una volta preparati gli zucchini, adesso li andiamo a mettere sulla teglia, se mi puoi... Sì, certo, fai tu Andre, sì. Posso prendere? Ok. Mettiamo qua. Così facciamo ben vedere. Gli zucchini tagliati, ora questi sono grossi, quindi a me piace anche fare una cosa di questo genere, tagliarli in questa maniera, in maniera che siano leggermente anche facili più piccoli. Da prendere, no? Sì, una specie di monoporzione. Antipasto, esatto, adesso vanno di moda. Si chiama? finger food, esattamente. Quindi, adesso vanno di moda, quindi. Una cosa di questo genere con gli quando zucchini. Quando avete degli invitati. Esatto, e insieme a questi ci andiamo a mettere... Okay. Le altre verdure che avevo già preparato. Per chi non digerisce il peperone, Andre, forse è meglio togliere allora, la pelle. Allora, si può fare in due modi. Invece di sbollentarli, si fanno passare esatto, al forno per una ventina di minuti a 200 gradi, in maniera tale che si bruci un pochettino la pelle, e la pelle poi si può togliere. Esatto. Ok, quindi fatti in questa maniera. Ottimi consigli. Bene, così. Noi facciamo vedere alcune. Sì. Le cipolle, certo. Si può fare un lavoro di questo genere e creare la cipolla aperta. Si mantiene un po'. In questa maniera, così. E poi si possono anche riutilizzare queste, che sono comunque degli altri piccoli contenitori. Sì, sì, facendo, esatto. Mani pulite, però si lavora in cucina con le mani. È sì, una cosa fondamentale. Sì, assolutamente. In questa maniera, così. Ok. E si vanno a posizionare, adesso faccio un attimino veloce. E sì, magari ovviamente non li faremo, certo. Non li faremo tutti, però incominceremo a farvi vedere come si riempie. Così. Okay, intanto, quello che abbiamo tolto dagli zucchini, magari qualche pezzettino di cipolla qui dentro, lo andiamo a mescolare sì, mettendoci. Pangrattato. Una buona dose di pangrattato, si può anche utilizzare... Quanto basta? Cosa saranno? Sì. Tre cucchiai? Non saranno, fare come sì, mia madre che mi dice così, quanto ne serve? Così, tre in questa maniera, dai. Si può anche mettere a chi piace, chi lo vuol fare, la mollica del pane bagnata nel latte. Okay. Deve rimanere un composto abbastanza denso, non bagnato. Sì. No? Questi maniera. Quanti zucchini saranno? Allora, io di solito faccio una cosa di questo genere. Ogni tre zucchini che faccio sbollentare, ne utilizzo un altro e lo utilizzo solo per il ripieno. Okay. In maniera tale che il ripieno sia abbastanza abbondante. Quindi ogni tre zucchini, uno zucchino in più, scottato e messo qui all'interno. Poi, ecco, i sapori fondamentali, la persa, sì, a chi piace, sì, oppure la noce moscata, a me piace la noce moscata, quella vera, quella che si apre. Ah, proprio, ok, non quella nel barattolino no, che uso no, io. No, assolutamente. Però si può usare. Certamente, certamente. Poi, piccola grattugia. Perfetto. È un sapore che a me piace tantissimo e quindi io di solito in queste cose abbondo. Abbondi. Anche nelle frittate. Sì, poi a seconda di quello che piace possiamo mettere. Assolutamente. Quindi, poi qui ci vorrà anche un uovo. Certamente, il formaggio. Uovo intero. 60 grammi, questo. 60 grammi? Sì, all'incirca, per una teglia, una teglia di queste, di queste dimensioni. Così, in questa maniera. Ora questo qua è un po'... Mi puoi? Sì, certo, facciamo un piccolo cambio, perché bisogna lavorare bene. Perfetto, riusciamo a mettere bene l'uovo. Grazie. Si deve ben amalgamare. Sì, assolutamente. Così, ok, mettiamo un uovo. Andre, pensavo a quanto sia importante anche la figura maschile nel percorso educativo, perché davvero di maestri ce ne sono pochi, È vero. Cioè che rapporto hanno con te i ragazzi? Sicuramente quando i bambini sono piccoli, in prima elementare, seconda elementare, la maestra è una mamma, no? Quindi il fatto che sia comunque una donna permette di andare più volentieri a scuola, di partecipare di più, e forse diciamo che la maestra che deve risolvere anche determinati problemi con bambini piccoli è sicuramente più adatta. Però quando si incomincia a crescere. Quando si comincia a crescere, secondo me, il fatto che i bambini mi vogliono bene, si vede, me lo dimostrano e sono contenti di avere un maestro in classe. Di solito il maestro magari è quello di ginnastica nelle scuole dove c'è questa possibilità. In altre scuole magari c'è il maestro di musica
Intanto cominciamo. Okay. Allora, quindi abbiamo preparato questo, abbiamo messo la noce moscata, il pan grattato, olio. Olio. Ok, prendiamolo qua. Olio sì, extravergine sì, d'oliva. Ok. Così. Ah, è abbondato. Abbastanza, sì. Abbastanza. Saranno tre cucchiai. Saranno, sì, tre cucchiai d'olio. Ok. In questa maniera. E una bella presa di sale. Okay. Ecco, quando ho fatto sbollentare le verdure, l'acqua l'ho messa leggermente salata, non come, non come quando si fa la pasta, un pochettino meno, però ok. Poi, quindi abbiamo messo le verdure tritate, l'uovo, il pan grattato, il parmigiano, il sale, il sapore. Controlliamo che abbiamo messo tutto, abbiamo perfetto. Messo tutto e a questo punto con un cucchiaio, oppure se hai, scusa, due cucchiaini, non te, sì, l'ho, detto, certo. Non te l'ho detto prima, se hai due cucchiaini. Se vuoi quello più completo. Perfetto, va benissimo. Incominciamo a fare questo lavoro qua. Quindi, ok. In questa maniera. Quindi. Così. Praticamente un vanno bel cucchiaio. Abbondanti, allora o... diciamo che a seconda di quanto ripieno è venuto fuori, quante verdure abbiamo, vado a riempire le verdure in maniera anche che... Anche sopra sia... poi va messo il pan grattato. Pan grattato, un filo d'olio. Allora io incomincio. Sì, se lo vuoi fare tu. Ok. Ti fidi? Assolutamente sì. Assolutamente, con le mani. Assolutamente sì. E dicevo, quindi l'informatica che faccio è naturalmente usare il computer per inventare delle storie, per fare dei cartoni animati, per fare dei fumetti con dei personaggi magari disegnati da loro. Andrei ai miei tempi di queste cose, non c'era niente. Oppure dei personaggi che si trovano sul computer, che magari io elaboro, scontorno e preparo perché li possano utilizzare, inventare delle storie di tutti i tipi, oppure magari utilizzare anche i programmi che la maestra fa in classe, quindi parlano di scienze, parlano di un argomento particolare di storie, eccetera, e questa cosa è riportata con il computer. Quindi... io cerco di essere di supporto alla maestra, usare il computer come uno strumento alternativo al programma della maestra. Quindi loro anche integrativo. Loro fanno la stessa cosa in maniera diversa, con strumenti diversi, e ci sono alcuni bambini che naturalmente questa cosa l'apprezzano molto di più che magari lavorare semplicemente sul libro o Certo, è molto meno noioso, anche, diciamolo, con tutto rispetto per le altre materie. Ma no, assolutamente, non c'è. Però effettivamente rende... Assolutamente, rende le materie assolutamente, molto più divertenti. Sì. Ecco. E con i bambini di quarta, quinta elementare, naturalmente anche affrontare il discorso internet, perché sempre più spesso i bambini sono con il tablet in mano, con una sorta di internet libero. Dicevamo anche prima l'utilizzo delle tecnologie. Certo, certo. Voi ne parlate ogni tanto? Ne parliamo, a volte vengono fuori degli argomenti da parte proprio dei bambini, sono loro che portano delle domande, dei quesiti, sentendo magari fatti di cronaca, c'è stato un periodo in cui c'erano quei giochi che andavano online, che erano pericolosi, i bambini su questo si spaventavano. Ecco, ne parlate, molto interessante. Ne parliamo e devono fare attenzione, tantissima attenzione a quello che... a quello che, che fanno. Certo. La cosa che però dico loro e dico ai genitori quando facciamo le riunioni, il miglior firewall, il miglior antivirus sono i genitori. I genitori devono fare attenzione a quello che i bambini fanno, devono parlarli, devono avere la fiducia, assolutamente dei bambini, il bambino deve avere un punto di riferimento che può essere lo zio, il papà, la nonna, il maestro, il fratello maggiore, e con lui confrontarsi, non aver paura questa di una punizione. È importantissima anche l'alleanza tra i docenti e le famiglie. Sì. Ecco, molti genitori me lo chiedono questo, di parlare con loro, ma c'è un bambino che fa questo, va a casa di quell'altro e vedono, magari perché usano... tu sai comunque di cosa, la materia, di cosa si sta parlando, allora quindi è anche più facile. Bisogna, assolutamente affrontarlo questo. Allora, Andre, eccezionale questa teglia. Allora, così adesso ci sono i tempi televisivi, quindi noi la mettiamo in forno e poi quanto deve stare? Allora, che temperatura? 180 gradi più o meno, 25 minuti, mezz'ora, ma la cosa fondamentale è controllare il forno, ogni tanto guardare e i ripieni devono avere la crosticina. Il forno deve essere già caldo? Sì, devono avere la crosticina, devono fare un po' di crosticina, bruciacchiarsi leggermente, far venire quindi il gusto. Quindi una ventina di minuti? 25 minuti più o meno. Perfetto. Più o meno. Allora, si possono mangiare poi. Beh, lo parliamo poi dopo. Ci vediamo. Vabbè, sì. D'accordo, ok. A presto, ci vediamo. Ok. Bene, allora, Andre, andiamo a vedere? Dai. Come sono venuti questi nostri, cioè questi tuoi ripieni, veramente. Beh, i nostri, dai.
No. Beh sì, ho tenuto compagnia. Ok. Eccezionali. Quindi devono essere un po' così, vedete, sì, con la crosticina, eccetera. Un pochettino rosticciati in questa maniera. Però. E poi si possono mangiare. Allora, caldi così al volo sono buoni, però non è la loro morte, diciamo. Si possono mangiare intiepiditi come antipasto, si possono mangiare come pietanza unica, si possono tenere anche per il giorno dopo, tranquillamente. Eccezionale, anche perché insomma farli ci mettiamo un po' e quindi, cosa dici? Sì, sì. Però Andrea, adesso c'è l'assaggio. Assolutamente, vai. Vai di zucchina. Sì. Perfetto. Che cosa? Io vado di cipollina, veramente. Ok. Okay. Che è la mia preferita. Okay, ragazzi. Va bene, assaggerò il ripieno intanto. Eccezionale, Andre. Bravissimo. Andre, allora ti rivolgiamo qui. Volentieri. Perché ovviamente tutti i tuoi ragazzi ti avranno seguito. E quindi... Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao alle suore anche a questo punto. Assolutamente. E ci rivediamo alla prossima, grazie ancora. Grazie, ciao. Ciao, ciao a tutti.